Sei amante del fuoribordo da 40 cavalli per la guida senza patente? Conosci le novità che Suzuki ha presentato al Salone Nautico di Genova per i nuovi modelli DF40A RR e DF40A Ari RR? Ciao, sono Massimiliano del cantiere navale FB System di Viareggio, concessionario Suzuki per la vendita di fuoribordo e ricambi originali. Siamo officina autorizzata Suzuki per l'assistenza. Siamo concessionari per la vendita di gommoni BSC e ci occupiamo di rimessaggio barche a motore da oltre 20 anni. Ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e puoi seguirmi anche su Facebook, Instagram e TikTok. Metti mi piace, mi aiuterai a far crescere i canali social e a divulgare ulteriormente i contenuti che pubblico settimanalmente. Rimani fino in fondo al video e scopri nuovi modelli nella fascia 40 cavalli con Paolo Ilariuzzi, direttore commerciale divisione Moto Marine Suzuki. Siccome a Suzuki piace che il cliente possa scegliere in base alle proprie esigenze, ecco qual è la proposta per la stagione 2023-2024 che Suzuki offre nel mercato dei 40 cavalli. Il motore qui alle mie spalle, bianco, ma esiste anche in versione nera, è il nuovo DF40A RR. Cosa vuol dire RR? In casa Suzuki RR vuol dire da sempre tantissimo, è sinonimo di sportività, di prestazioni. Basti pensare che era la sigla abbinata alle nostre moto nella MotoGP. Quindi è un motore prestazionale che beneficia di quelle che sono le nuove caratteristiche che sono presenti in centralina, con dei parametri che permettono all'utilizzatore di avere subito una coppia esuberante anche ai bassi regimi e un'accelerazione di punta migliorata rispetto ai modelli precedenti. Qui a fianco, in colorazione nera, ma anche esso disponibile in versione bianca, abbiamo il DF40 Ari RR, dove Ari, forse ormai tutti lo sanno, identifica un motore con il piede da spinta, un motore che è in grado di spingere imbarcazioni pesanti, portarle subito in planata ed avere una velocità di crociera ottimale a bassissimi regimi. Anche il motore 40 cavalli Ari diventa RR grazie appunto a questi nuovi parametri in centralina. Quindi, oltre ad avere la coppia, che ormai lo hanno reso un motore di riferimento nel settore, hanno anche migliorato l'accelerazione, quindi un motore adatto per ogni tipo di esigenza. E per il tuo nuovo acquisto, quali sono le caratteristiche che il tuo fuoribordo Suzuki dovrebbe avere? Seguimi e lascia un commento sui miei canali social. Per questo video è tutto, ti ringrazio di avermi seguito fino a qua. Se ti è piaciuto il video, metti mi piace, condividilo, fammi sapere l'argomento che ti interessa. Ne parlerò in uno dei prossimi video. Ciao, al prossimo video!